Il face yoga. Il face yoga è una disciplina molto antica che è come uno yoga applicato al viso. Come noi ci sentiamo molto rilassati e ci sentiamo in un completo benessere quando pratichiamo lo yoga fisico, così possiamo anche applicare lo stesso principio al viso. Succede quando pratichiamo face yoga? Beh, i nostri muscoli si tonificano, i nostri tratti si rilassano e abbiamo una sensazione di rilassamento che coinvolge tutto il corpo. Voglio introdurre questa disciplina perché voi possiate condividere con me una routine di face yoga. Ci sono tante ragioni per provare il face yoga. Quando noi iniziamo a provarlo ci rendiamo conto di quante tensioni accumuliamo a livello del viso. E nello stesso tempo tonifichiamo i muscoli della bocca, i muscoli delle guance e i muscoli degli occhi e della fronte. E questo significa che, per quanto sia una disciplina molto naturale, riusciamo ad avere un effetto lifting simile a quello chirurgico. Nello stesso tempo diventiamo più consapevoli dei muscoli del nostro viso e quindi siamo in grado di rilassarli in ogni momento, facendo andare via tutte quelle tensioni che si accumulano all'interno del nostro corpo. E un'altra cosa molto molto importante è che fa andare via le rughe. Sì, riduce tantissimo le rughe del viso. Oh Lord, take off thy crown. You're my king, no more. Alcune rughe vengono con l'età, altre invece sono proprio dovute alle tensioni continue che noi portiamo avanti sul nostro viso. Quindi, quando noi iniziamo a sviluppare la consapevolezza dei muscoli del viso, possiamo rilassarli in ogni momento e il risultato diventa visibilissimo. Tears, don't you come out if you blind. Il face yoga inoltre permette di aumentare la produzione di collagene. Questo vuol dire che la nostra pelle rapidamente risulterà più elastica e visibilmente più luminosa. E inoltre posso aggiungere che il face yoga è molto più economico di qualunque altro trattamento estetico ed è facile da imparare. Per questo ho deciso di condividere la mia routine che porto avanti da qualche anno e la mia esperienza, perché voi possiate imparare questo metodo e sentirvi a vostro agio con voi stessi. Trovare il tempo per il face yoga è anche molto semplice. Bastano a volte 3, 4, 5 minuti di pratica al giorno, magari mentre facciamo le nostre routine di bellezza al mattino o alla sera. E in questo poco tempo già i risultati non si fanno attendere tanto e sono incredibili. E adesso facciamo un po' di pratica insieme. Primo esercizio. Chiudiamo le labbra verso l'interno e poi sorridiamo. Questo esercizio lavora molto bene sui muscoli delle guance. Secondo esercizio. Come se volessimo baciare il cielo, stringiamo le labbra e poi rilasciamo. Questo ci aiuta anche a risolvere il problema del doppio mento. Adesso
Un esercizio per la fronte. Solleviamo lo sguardo verso l'alto e lo riportiamo al centro mentre teniamo con le dita i muscoli della fronte. Rilassiamo bene il collo, ruotando da un lato e dall'altro il viso. E poi, ancora, andiamo a fare delle piccole percussioni intorno agli occhi, soprattutto sulla parte esterna. Questo rilassa le tensioni dovute anche al fatto che magari forziamo gli occhi tante ore davanti al computer. Questi sono alcuni esercizi che potete mettere in pratica e che sono molto semplici, ma nello stesso tempo possono veramente aiutarvi a mantenere i muscoli del viso tonici e un aspetto radioso. Sicuramente non possiamo bloccare il processo di invecchiamento, però possiamo procedere nella nostra vita e andare avanti piacevolmente. Ecco perché io vi raccomando di provare a praticare gli esercizi di Face Yoga per qualche settimana e cominciare già a vedere quali fantastici risultati possiamo avere. Bene, spero che ci ritroveremo presto a lezione di Face Yoga. Ciao!